fare con te. Ti cerco, ti voglio, ti cerco, ti voglio. E non me lo vengono a dire che mi cerchi e mi vuoi. Amore, io vengo subito. Sei sempre indaffarato. Quello sì. Stai sempre in giro per sì, l'Italia. Sì, un po' di cosette da fare. Tutti vado e ti vogliono, sei come suora Camilla. Sì. Tutti ti vogliono, ma nessuno. Preferisco come il barbiere di Siviglia. Più che con suora Camilla, il barbiere di Siviglia. Allora, Francesco. Senti, ma che bella puntata. Mi sono goduto i Poodle là dietro. Io adoro, sono un fan da sempre. Io sono cresciuto con quella musica lì, che meraviglia. Abbiamo che bello. Fatto tutti una full immersion. Ho visto, ho sentito, è stato meraviglioso. Grazie. Emozionante. Grazie. Appagante. Grazie. Bello, 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 complimenti. Grazie, come stai? Francesco? Bene, 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 bene. Grazie. Ma figurati, grazie. A te. Allora, subito un omaggio alla carriera di Francesco e poi cercheremo di capire qualcosa di più, perché noi siamo abituati a vedere Francesco sempre divertito, che poi comunica tanta allegria. Io davvero mi diverto sempre molto. Devo dire che tu sei uno dei pochi, perché io non rido, cioè rido per le cose per gli imprevisti. Io ho un senso della risata molto particolare. Anche no? Io, anche a me cioè, piacciono le cose. Cioè, quelli che mi vogliono far ridere a me non mi fanno ridere. Sì, cioè, sì, non so come anche a me capita, anche a me capita. Tu invece... Tu ti sei divertita molto quando sei venuta a Step da noi. Quindi io mi sono divertita. C'è quella... perché noi, molto. Perché noi giochiamo sulla commedia dell'arte che gioca sull'improvvisazione. Ma poi l'improvvisazione è quella la scuola di Arbore. Esattamente. Quella è la scuola di Arbore. Allora, vediamo in questo filmato un po' quello che ha fatto fino adesso il nostro Francesco. E di gavetta ne ha fatta parecchia, non è che tutto è arrivato così improvvisamente. certo. Un po' che faticate c'è stato. Buonasera. Buonasera. Buonasera, io sono Francesco Paolantoni. Sì. E faccio l'attore. Sono un attore e interprete. Sì. Io avevo trovato questo attore. E avevo detto... attore. Francesco Paolantoni, premio Ugo Tognazzi per la televisione. Ho vinto qualche cosa. Quante emozioni. Noi a essere razzisti, sono loro a essere napoletani! Grazie. Vanessa, dove devo guardare? Di là? Ugo, mio marito, quel coso curioso. La vita di un conduttore è così, mai un momento di intimità. Donna Romy, quando volete, la mia moto è vostra, eppure tutto il resto. Grazie, molto gentile. Ma questa è Napoli. No, questa è Civitavecchia. Non ho niente da aggiungere. Che bello, grazie. Fantastico che c'era un po' tutto. Dal comico alle esperienze più attoriali. Io mi diverto a fare tutto quello che questo mestiere consente di fare, usare tutte le cifre possibili, quindi dal comico al drammatico, il cinema, il teatro, la televisione, che sono cose profondamente diverse, e quindi uno che fa il mio mestiere si diverte. Ma quando è bello, guarda quando è bello, quando è bello, oddio qua. Senti Francesco, bello. A quando hai capito tu che questa sarebbe stata la tua strada, cioè quando, fin da ragazzo, da ragazzino? Allora, io che questa sarebbe stata la mia strada, devo dire già da un po' grandicello, che è quello che avrei voluto fare da bambino. Io avevo, perché purtroppo l'ho persa da un po', una sorella più grande di me, di 12 anni, che mi portava a cinema da bambino a vedere i film d'avventura, a vedere Burt Lancaster, a vedere i musical. E io da lì, ero così, ero un bambino, mamma mia. Ero già bambino e avevo già deciso di fare, veramente avevo deciso di fare l'attore americano di film d'avventura. Cioè, ero convinto di poi crescendo. Poi non è stato così, però l'attore l'ho fatto, per cui insomma sono assolutamente un privilegiato, perché ho realizzato il mio sogno di bambino ed è meraviglioso. Allora, io mando questo filmato, che così capiamo un po'
quella che è stata la tua parte iniziale di vita. Mm-hmm. Mia sorella. Che bellina. Che aveva 12 anni più di te. 12 anni più di me. Ti ha fatto un po' da mamma. Sì, perché... una seconda mammina. Seconda mammina. Sì, sì. Vediamo in questo filmato, perché c'è qualcosa poi, leggendo un po' e guardando un po' la tua vita, c'è qualcosa che ci accomuna. Quando tu parli... Ah, vedi che bello. Parli di tuo... Beh, non è tanto bello perché... Ah, la cosa... Vabbè, però siamo qua, quindi... Sì, no, perché tu parli di tuo papà, che era malato di cuore, no? E tu dici, io sono cresciuto con la paura che, sì, che papà perché, venisse... perché mio padre mi ha concepito all'età di 62 anni. Già per cui, eccolo là, insomma, era già... allora 62-63 anni si era già anziani, adesso meno... Però, insomma, io sono cresciuto, tutta la mia giovinezza l'ho vissuta con il terrore che mio padre morisse da un momento all'altro, perché era anche malato di cuore, per cui io ho c'avevo vissuto questa... la stessa cosa, perché anche mio papà cardiopatico e io fino ai 23 anni, quando poi lui se n'è andato, giovane, a 59 anni, io avevo paura di perderlo e tutto questo rimane e ti rimane dentro, ti rimane dentro, per cui quando un po' ho letto la tua storia mi sono un po' riconosciuta. Io l'ho perso, avevo 20 anni quando l'ho perso, quindi siamo un lì. Filmato da mandare per te, solo per grazie. Te grazie. Avrai sorrisi sul tuo viso come ad... Ero un bambino affettuoso e devo dire non me la sono vissuta benissimo perché il mio papà era già un po' malandato di cuore. Tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa. Ricordo che ho vissuto la mia infanzia con la preoccupazione che mio padre morisse da un momento all'altro. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come... A 82 anni morì, dopo 2 anni morì mia mamma, per cui rimasi a 22 anni da solo in questa casa grande, troppo grande per me. È una cosa che poi mi ha costruito, mi sono fatto una corazza proprio per superare tutta una serie di cose e sono diventato abbastanza ironico e autoironico. E sentirai di non avere amato mai abbastanza. Eh sì, perché poi ti dà una bella forza, no? Cioè, nel senso che poi tutto quello che ti succede dopo lo affronti con una forza maggiore, sembra tutta sciocchezza, insomma, tutto quello che ti accade dopo. Io sono stato anche con delle difficoltà economiche quando ero ragazzo, però diventa tutto molto più leggero dopo aver vissuto una tragedia, insomma, di questa portata. Ti sembra tutto poi passabile e affrontabile, quindi ti dà una grande forza. E come sei andato avanti da solo poi? Beh, sono andato avanti da solo con un po' di aiuti, anche di amici, e sono stato qualche mese, diciamo, dopo la perdita dei miei, quando sono rimasto da solo in questa casa, lavoravo pochissimo, per cui mi ricordo che sono stato un po' di mesi senza... l'acqua, la luce. Senza luce, senza l'energia elettrica, di inverno, per cui meravigliosa, adesso me lo ricordo, me lo ricordo con divertimento, dormivo col cappellino perché tenevo pure i spifferi. Sembrava una, casa una commedia di Edoardo. Brava, esatto. Però poi arrivò il lavoro e quindi pian piano insomma la situazione è migliorata. Ed è andata bene, mi sento nonostante quel periodo un grande privilegiato perché sono un uomo fortunato alla fine, insomma, sto qua con te, quindi figurati. Grazie. Senti, poi a un certo punto nell'87-88 arriva Renzo, sì, con Indietro Tutta, che è un programma di grandissimo successo. Esattamente. E tu entri lì e io chiedevo sempre a lui, ma chi è quel ragazzo? Perché mi facevi proprio simpatia. Bastava un'inquadratura e comunque sai, ci sono delle persone che comunque emanano qualcosa di particolare, di speciale. Tu anche se parlavi poco, perché non è che parlassi no, molto... No.
non c'era tanto tempo. No, per però bastava un'inquadratura però, sulla tua faccia e emanavi simpatia. Non è vero, è vero, è vero. Niente infatti... da fare. E io voglio mandare proprio un pezzettino. Grande, che bello, che bel momento. Che bella esperienza. Oh Giulietta, Giulietta, ma perché sei tu Giulietta? E se tu ti chiamassi Francesca, allora sì che saresti Paola. Amici romani, concittadini, io vengo a seppellire Paolo, non annodare Francesca. Paolo, voi e Francesca, rimembri ancora quel tempo? Avete un po' di bromuro. A livello, oh Paolo e Giulietta, oh Francesca e Paolo e Francesca. Ma che mischiami, a mischia. Oh Giulietta, se vuoi, no. Che l'amore, no. È perché la coppia, è perché l'insieme, calmati. È perché non mi ricordo niente, proprio si sa c'è. Mannaggia la miseria. Io ti sono sempre a fisicare. Ho detto. Non dico mai una parola. Ma ho detto, proprio stasera mi va a chiedere. Ma io speravo che tu, essendo un attore di Accademia, ti ricordassi Paolo e Francesca. Vabbè, ma siamo distratti. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Colombe. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Solo questo. Poi. O Giulietta. No, o Romeo. Giulietta e Romeo. O Giulietta e Romeo. A livello. Non lo mi ricordo. Allora fai Cupido. Fai Cupido. Fai Cupido. Come stasera? Fai Cupido! Vabbè, mamma mia! Che maniera! Mamma lo fa! E beh, l'improvvisazione che era tutto era improvvisato, tutto improvvisato. Si capiva. E lui da grande maestro che ti dà, no, degli input ai quali è impossibile resistere ed era straordinario. È stato un momento veramente esaltante perché io sentivo, tutti quanti noi sentivamo, che stavamo partecipando a qualcosa che poi sarebbe passato alla storia della televisione, per cui era una roba meravigliosa, bello, bellissimo. Perché lì avveniva tutto improvvisato. Sì, no, tutto. Cioè, c'era una scaletta di massima, però insomma era tutto improvvisato. Poi ci venne a trovare, insomma ci venivano a trovare Troisi, insomma. Troisi stava sempre lì perché buttava l'occhio sulle coccodè. C'erano le coccodè. Le coccodè lì. Sono impazziti tutti per le ragazze coccodè. Tu avevi sempre un'attenzione per le coccodè oppure no? No, devo dire... c'erano anche le cacao meravigliose. Tu ti buttavi di là. No, c'avevo una propensione pure per, più per le cacao. Le cacao. Te lo ricordi la canzone? Cacao, meravigliao. Cacao, meravigliao. Che meraviglia sto cacao, meravigliao. Andiamo avanti. Il tuo amico Iacchetti ha lasciato un piccolo messaggio per te. Oh, che bello. Cece, ciao Cece, tu non hai idea di quanto io sia felice del tuo successo, sono una delle persone che ha sempre desiderato il tuo successo, fin da quando eravamo ragazzi e sei arrivato un pelino dopo gli altri, però lo sapevo, il tuo genio, l'ultimo uomo della commedia dell'arte che con tre parole è in grado di sostenere uno show. Sei tu, Francesco Paolo Antoni, mi raccomando, sii felice, ti meriti tutto il bene del mondo e ogni tanto chiama anche il tuo amico Enzino. Ciao, ciao, auguro. Amore, amore, meraviglioso. Amore. Ma lui è un uomo di una dolcezza, di una sensibilità, ma chiamalo, di una tenerezza. Ma chiamalo. No, ogni tanto ci sentiamo. Qualche, e qui ha detto chiamami. Qualche sera fa è venuto a teatro? No, il programma di Fazio, si può dire? Ah sì, certo, ho anche un pezzettino. Posso dire Fazio? Ma certo che si può dire, io saluto Fabio Fazio e mando un bacio. Infatti sei qua perché stasera non sei là. No, stasera no, è brava. Apposta. Però è venuto lì, io
Hai incontrato questa signora napoletana, questa signora Cira? Ce l'ho, Cira, sono pazza di Cira. E sta nascendo, no, sta nascendo, vabbè, una liaison. Due coriandoli, basta, una storia d'amore. Con gli acchetti, sì, sì. Ci sì. sta a provare con la signora Cira. Sì, eccola qua. Ed eccola è nata qua. Una simpatia particolare con gli Ma acchetti. Ma c'ho pure filmato della signora Cira. Io sono pazza della signora Cira, vediamola. E grazie a Fabio Fazio per questi filmati. Signora Cira! Buonasera, mi chiamo Fabio, piacere. Ah, ci sei? Sì. Mamma mia! No, che emozione! Grazie, venga a sedersi, signora Cira. Attento che cadi, attento che cadi. È la prima volta in televisione. Lo credo, si accomodi qua. Come si trova? Ma è sorta, ma perché no, mima? Bene, ma che mima? Ma perché continua a parlare no. così? Ci sei? Per farla sentire a suo agio. No, vabbè. Lei viene proprio da Napoli, è arrivata? Sì, sì. Ha per caso sentito a letto di questi giorni se un sedicente attore napoletano, ecco. Francesco Pallantonio, ha avuto problemi con la giustizia? Perché oggi no, non è potuto venire. No, c'è sta voce. C'è sta voce, è no, una voce. No, 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 è senza voce lui. No, no, c'è la voce. Ah, c'è la voce. C'è la voce. No, è senza voce lui, non c'ha la voce. Ah, non c'ha la voce, vabbè. Vuoi che l'aiuto? L'aiuto? No, grazie. Come mi fai ridere. Ma la signora come, Coriandoli le altre. Ma come nascono questi personaggi? No, poi con la signora Coriandoli tra voi due, perché poi litigate, siete amiche, ma litigate. No, ma come è nata sta signora Cira? Sì, questo è. Ci siamo sentiti una sera, un giorno con Fazio e ci dicemmo proviamo a fare questo personaggio. Ma proprio sempre grazie alle idee malsane. No, Fazio è molto arboriano anche lui. Sì, beh, sono anche molto amici e si stimano cui, anche molto. Per cui, nascono così, per gioco. Siamo, ed è tutto siamo dei cialtroni. Siamo da una battuta arriva l'altra. Uno più cialtrone dell'altro, quindi. Ma siamo qui oggi per parlare del Santone 2. Esattamente. Il Santone 2, sì, dal sì, 19 sì. aprile. È la seconda stagione. È la seconda o la stagione. Terza? No, è la seconda. La prima l'ha interpretata Neri Marcore, che è morto. Come è morto Neri? Non è vero, dovrebbe venire qui, so che doveva venire. Ma è morto nel no, film? No, è morto il Santone. Ah, vabbè. No, oh, no, no. Ragazzi. E io ho preso il allora, posto. Allora, nel film, è arrivato questo nuovo posto. Santone, questo nuovo Santone da Napoli, che è più cialtrone di lui, di quello vecchio, e vuole prendere il posto del Santone, si spaccia per un indovino, uno che può aiutare la gente, e divide lo spazio con l'altra Santona, che è Carlotta Natoli. Come no, bravissima. Il Santone di Centocelle, per cui è molto divertente. Ti diverte, lo molto vedo da come me lo racconti. Manda una clip. Divertente. Sì. Brutto charlatano, eccolo qua. Ah, pure voi c'è state? Salve. Bravi, belli amici, ciao. Complimenti, davvero, complimenti. Ciao. Non vi vergognate di stare presso a sto pagliaccio qua? Ma è la reincarnazione di Enzo. Tensione, nervosismo, emotività. Cazzimma. Vuoi nel tuo sinonimo? Piri, ma perché non ci facciamo quattro chiacchiere da soli, eh? You and me, je e toi. Ma che è una poesia? Allora, dal 19 aprile, Rai Play, seconda stagione, il Santone 2. Sì, con la regia di Laura Muscardin, è una cosa veramente molto divertente. Questa foto è quando io l'ho fatta con la mia barba, però stavo registrando contemporaneamente Tali e Quali, per cui a un certo punto l'ho dovuta togliere, e questa è la dimostrazione di quanto sono bravi i truccatori. Mi fecero una barba finta che poi veniva tagliata, insomma non si nota affatto, sono bravissimi. Dal bravissimi. 19 noi vedremo 19 tutto, allora. Ma sei anche in giro in tournée a teatro? Sì.
Quante... Cos'è, l'Otello? Sì, è una mia commedia, il titolo è Otello o io in calembour. Sì, siamo una compagnia amatoriale che invece di mettere in scena, come fanno solitamente le compagnie amatoriali napoletane, Edoardo De Filippo, vuole parlare della violenza sulle donne e decide di mettere in scena Otello. Però, insomma, il protagonista all'ultimo momento non viene, per cui il regista, decide di interpretare lui Otello, ma non conosce la parte a memoria, quindi si affida a un suggeritore pessimo e quindi da lì, insomma, la commedia del Vabbè, bisogna venire a teatro. Da domani, dall'8 aprile? Sì. Da domani, di lunedì dove debutti? Domani, dove noi siamo già in giro, domani sera siamo a Grottaglie. A Grottaglie? Esatto. Ok, al teatro? A teatro. Vabbè, a teatro Grottaglie, e dal 19 aprile Rai Play, il Santone 2 con Francesco Paolo. Grazie. Antoni. Pubblicità. Grazie. Pubblicità. Grazie.